Qui siamo alla seconda sessione di con Rinpoche oggi e sono le 7:30 di sera. Dobbiamo cercare di sviluppare il desiderio, prendere il desiderio di generare appunto la mente di bodhicitta, il desiderio per prendere appunto i voti dal guru, e dopo c'è veramente i voti del bodhisattva, dell'impegno. Avete già fatto le tre prostrazioni e quindi adesso ci sono la pratica dei 7 rami, le 7 pratiche. Normalmente si recita dalla regina delle preghiere, però qui lo facciamo nel sistema abbreviato, facciamo la preghiera in 7 rami. Quella è la parte preliminare, quello è il modo breve, non è il modo più veloce o il più breve. Poi vi sedete e poi con il ginocchio destro per terra, come quando si prendono gli 8 precetti Mahayana. Se non potete mettervi col ginocchio in basso, allora mettete le mani giunte al cuore e fate la richiesta di poter ricevere i voti.
cominciare con dall'inizio, con la Lama Son K, perché di Lama Son K. Come Lama Sanghe per accumulare meriti e poi fare la purificazione e accumulare meriti. Questa l'abbiamo recitata una volta. C'è nel libro. Giù parto da nicchia. Adesso leggetelo in inglese con il pensiero di desiderare di essere trasmediatori, prendo sempre rifugio nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, fino al cuore dell'illuminazione si è ottenuto. Per la perseveranza, agendo con saggezza, compassione e amorevole gentilezza davanti ai Buddha, per il beneficio di essere senzienti, genero il pensiero della completa illuminazione. Questo si può trovare nel libro delle preghiere dei ritiri, a pagina 28, libro delle preghiere, poi c'è la purificazione del luogo.
Quindi quando fate le offerte pensate a tutte quante le offerte che ci sono nei centri FPMT, tutte le offerte che sono in quei posti dove vivo io e anche quei posti nei centri di FPMT, tutte le offerte che ci sono nella vostra famiglia, nei Gompa, in tutti quanti i posti, quando visualizzate innumerevoli che riempiono completamente tutto il cielo. Non bagavate ben da sala pramadana, yata tagatata ya arate samsam buddha yata yata. Benza benza ma benza ma tesa benza ma vidya benza ma bodhi chitta benza ma bodhi manda posam pramana benza ka. Vishadana benza so namo bagavate ben da sala pramadana yata tagata ya arate samsam. Yata om benza benza ma tesa benza ma vidya benza ma bodhi chitta benza ma bodhi manda posam pramana benza ka. Non abbiamo visto la nave, ma che va a bene, sta la prima da noi, tutto che fai, la testa mi sa. Ma la testa vende ma, vende vende ma, voglio che ti vende ma, voglio mandare per sempre, ma la benza, ma che va a bene, ma la benza, sta la prima da noi, tutto che fai, la testa mi sa, buddha ya. Non abbiamo visto ma, vende vende ma, voglio che ti vende ma, voglio mandare per sempre, ma la benza, ma che va a bene, ma che va a bene, Agavate bisa sa pramadana ya ta 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 ya ara te sa ni sa buda ya ta ta om bisa bisa ma te sa bisa ma bisa 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 ma bo di ma da pa sa pa mana bisa ma ka ma na ni sa da ne bisa so
adesso vedete, state prendendo i voti dal guru, dal maestro Vajra, e questo vuol dire che coinvolge la meditazione, la visualizzazione, di visualizzare il guru Sakyamuni Buddha davanti a voi. Come Sua Santità Dalai Lama dice, tutti quanti davanti a tutti quanti Buddha Bodhisattva, che riempiono completamente il cielo, il campo dei meriti, il campo del rifugio. Quindi la prima si fanno prostrazioni, con tutto quanto il corpo. Se avete coloro che hanno ricevuto la grande iniziazione di Chanrise, potete visualizzare voi stessi come Chanrise a mille braccia. Se voi non avete ricevuto altre grandi iniziazioni, allora potete visualizzare la divinità di cui avete preso iniziazione, però dovete pensare che il corpo viene coperto completamente con il vostro corpo, tutta la terra viene coperta dal vostro corpo, una grande come una montagna, con mille braccia, c'è resa a mille braccia, grande come una montagna, grande si copre tutta quanta la terra mentre fate la prostrazione. Quindi nell'Amrim Chem la Mason K dice, non ha spiegato molto le pratiche preliminari, per lui ha detto in due o tre parole, ha detto delle cose, cos'è che, come se volete accumulare i maggiori meriti. La prostrazione, lui ha detto il vostro corpo, innumerevoli corpi, dovete immaginare innumerevoli corpi che fanno le prostrazioni, e quindi se voi visualizzate un corpo in più che fa le prostrazioni, non solo, visualizzate, semplicemente lo visualizzate, allora effettivamente accumulati meriti come aver fatto le prostrazioni con un corpo in più, per cui ricevete i benefici anche solo visualizzando. Se voi visualizzate innumerevoli corpi che coprono tutta la terra, allora se sono innumerevoli, ottenete i benefici se voi visualizzate, per tanti quanti corpi voi visualizzate, allora accumulate altrettanti meriti. Per tutti quei meriti, per tutti quei corpi che avete visualizzato, dovete ricordarvi di questo, dovete comprendere questo. E questo è un consiglio speciale di Lama Son K, che ottenete i meriti, accumulate i meriti. Se voi visualizzate miliardi di corpi, il vostro corpo, i vostri corpi, allora accumulate miliardi di meriti, come aver fatto prostrazione, un miliardo di prostrazione, ottenete quei benefici. Dovete comprendere questo. Quindi normalmente, se voi fate solamente tre prostrazioni, però normalmente potete visualizzare di fare innumerevoli, e quindi ottenete tutti quei benefici, quel buon karma di aver fatto le prostrazioni.
anche se fate soltanto una prostrazione, però visualizzate che riempite completamente tutta la terra. Sono incredibili, incredibili i meriti che uno accumula in questo modo. Quindi la maggior parte degli studenti vecchi hanno è già scritto, se il vostro corpo copre un atomo, voi create i meriti di rinascere come re che gira la ruota per 1000 volte. Un re che gira la ruota per 1000 volte, anche soltanto se il vostro corpo copre un atomo. Quindi il re che gira la ruota, non ci possono essere due re che gira la ruota, due nello stesso tempo, quindi è veramente, c'è soltanto uno. Quindi è veramente incredibile, incredibile. Sono i meriti, sono veramente straordinari, quindi sono incredibile potere, soltanto uno, c'è soltanto un re che gira la ruota. Quindi quando avviene che c'è un giro, re che gira la ruota, che Gesù del Rinpoche ha detto, comunque, chiunque è in grado di dimorare nelle 10 virtù, chiunque sulla terra sarà in grado, avrà, quando c'è un re che gira la ruota, a quel punto tutti quanti saranno in grado di dimorare nelle 10 virtù. Quindi questo re che gira la ruota ha veramente un grandissimo potere, capacità di influenzare così. Quindi questi sono i benefici veramente incredibili. Quindi per rinascere come re che gira la ruota una volta bisogna accumulare infiniti meriti, innumerevoli meriti, un'innumerevole quantità inimmaginabile di meriti. Quindi per la nostra mente tutti sono innumerevoli atomi, il vostro corpo copre innumerevoli atomi,
Il vostro corpo copre innumerevoli voglie, anche il mio corpo, che è un piccolo corpo, e il mio corpo copre innumerevoli, innumerevoli atomi da qui fino al centro della Terra, alla base d'oro, innumerevoli atomi. E quindi potete rinascere, create il karma di rinascere come un re che gira la ruota. Per quanti re che girano la ruota, tanti quanti sono gli atomi che il vostro corpo ricopre da qui fino alla base d'oro. Tante volte ogni atomo è 1.000 volte la rinascita come re, come che gira la ruota, e quindi per tanti atomi, quanti sono quelli che vengono coperti dal vostro corpo, rinascerete per 1.000 volte tutti quegli atomi, quindi i vostri piedi anche, tenendoli proprio distesi o piano. Distesi, se tenete i vostri piedi distesi, allora quindi copre molti di più atomi da qui fino alla base d'oro. Quindi sono incredibili i meriti che si, di atomi che vengono coperti se si tengono i piedi distesi. E siccome infiniti, infiniti, infiniti meriti, quindi chi ha i capelli lunghi, allora quando si fanno le prostrazioni, allora i capelli che vengono tutti quanti sparpagliati per terra, allora così potete vedere, accumulano ancora più meriti i numeri di atomi che vengono coperti dai capelli da qui fino alla base d'oro. Sono veramente tantissimi, sono incredibili, tantissimi meriti per rinascere come il re che gira la ruota 1.000 volte in accordo al numero degli atomi che i capelli coprono. È veramente straordinario, straordinario. Wow. Questa è una grande, 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 veramente un grande merito, un grande metodo per accumulare infiniti, infiniti, infiniti meriti. È così. E quando viaggio, non dico sempre tutte le volte, però quando prima di andare via, prima di lasciare un hotel, cerco di farle sul letto, non sul piatto. Non so sul pavimento, perché ci sono più atomi che il corpo copre per fare prostrazioni, recitando la pratica dei 35 Buddha, la confessione. E così, e quindi si spendono un sacco di soldi per stare in un hotel a 5 stelle. Allora si spendono un sacco di soldi per l'hotel a 5 stelle, per cui allora spendiamo i soldi che vengono dalle persone, e il centro spende i soldi. Comunque spendono un sacco di soldi per gli hotel a 5 stelle, allora perlomeno per uno facendo le prostrazioni, allora incredibili, incredibili meriti. E quindi se questo viene fatto, particolarmente se vengono fatte le prostrazioni con bodhicitta, cerco di farle con bodhicitta il più possibile. E non mi ricordo, questo dovreste cercare di fare questo. Naturalmente ho smesso, non l'ho fatto sempre, però cerco di farlo. Comunque vedete i meriti che voi accumulate anche soltanto facendo una prostrazione, quanti meriti accumulate non sono niente in confronto ai soldi che spendete nell'albergo a 5 stelle, non sono niente. Non sono niente. Anche se voi spendete 1 miliardo di dollari, non sono niente. Facendo una prostrazione, i meriti che accumulate sono wow, quello che accumulate
dire rinascere come, già che rigira la ruota per 1000 volte in accordo al numero degli atomi che il vostro corpo copre da qui fino alla base della la base dorata. Tutte queste, queste, il vostro corpo copre tutte queste terre, quindi. Quindi naturalmente, se voi dedicate per gli esseri senzienti, questo fa, questo veramente fa sì che gli esseri senzienti possano raggiungere l'illuminazione. E quindi vedete in voi stare nell'hotel a 5 stelle, semplicemente da quello. Semplicemente quello, facendo le prestazioni, quello diventa di grandissimo beneficio, ma tantissimo, ottimo per ogni singolo essere umano, perché negli, negli innumerevoli universi, per ogni singolo sura, per ogni singolo animale, per ogni singola formica, per ogni singolo pesce, per ogni singolo verme degli innumerevoli universi. Come sapete, ci sono innumerevoli universi. Sono un sacco di, per tutti quanti essere senzienti degli, degli inferni, che stanno soffrendo delle pene incredibili, per gli innumerevoli preta che stanno soffrendo in innumerevoli universi. Dedicate tutti questi meriti, anche soltanto una prostrazione a Buddha. A Buddha Dharma Sangha, Guru Buddha Dharma Sangha, la dedicate per gli innumerevoli esseri senzienti, è veramente è buono, è altamente buono, è talmente buono, è talmente buono perché vi permette di ottenere l'illuminazione, è così buono, fantastico, fantastico. Quindi cercate anche a vedere Buddha, però soltanto una volta, veramente straordinario, 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 per cui voi spendete $1 miliardo in un albergo a 10 stelle, a 20 stelle, a 100 stelle, non è niente, non è niente. Anche se voi fate, anche se voi praticate il Dharma nell'albergo, non è niente quello che voi spendete, non è niente quello che spendete, quello che ottenete è veramente straordinario, anche solo facendo solo una prostrazione. Quindi, quindi questo tanto per farvi sapere queste cose, cercate di, non sempre, però cercate di farlo, per non sprecare le spese stando in un albergo a 5 stelle. Cercate di, particolarmente se lo dedicate per gli esseri senzienti, potete immaginare ogni singolo essere senziente perché posso ottenere l'illuminazione. Per cui quando voi fate le pratiche preliminari, le prostrazioni, se voi le fate a Bodh Gaya, allora lì è veramente, lì c'è Buddha all'interno dello stupa, è semplicemente quello, anche soltanto quello, poi fuori dove si fanno le prostrazioni, però ogni volta che fate prostrazioni dovete pensare questo. È veramente molto facile fare prostrazioni lì, è molto facile. Lì ci sono innumerevoli Buddha Dharma Sangha, innumerevole statue, testi, e che sono tutte quante il vostro guru radice. Sono la manifestazione del vostro guru radice. Dovete pensare a questo.
e dopo questo pensate agli innumerevoli Buddha, Dharma e Sangha nelle 10 direzioni, statue, stupa e testi che sono tutti quanti la manifestazione del proprio Guru Radice. Naturalmente le statue, prima ci sono le statue e poi sono innumerevoli Buddha, innumerevoli Dharma, innumerevoli Sangha, innumerevoli statue, innumerevoli testi. Io sono il mio guru, sono manifestazione del mio guru. Mettete le mani sul capo. E poi alla gola e al cuore. E pensate di fare prostrazione, fate prostrazione alle innumerevoli Buddha, Dharma e Sangha delle 10 direzioni, che sono tutte quante manifestazioni del proprio guru. E pensando al guru accumulate il più vasto numero di meriti, il più potente, diventa la più potente purificazione e l'accumulazione più forte pensando al guru. Sono l'accumulazione di meriti molto più vasta pensando al guru, quindi dovete pensare in questo modo qua, pensando che sono tutte manifestazioni del guru, così l'accumulazione di meriti aumenta. Innumerevoli Buddha, Dharma e Sangha, innumerevoli statue, innumerevoli stupa, innumerevoli testi. E qua poi nelle 10 direzioni, Buddha, Dharma e Sangha, delle statue, stupa e testi che sono la manifestazione del proprio guru. Poi quando voi distendete, vi sdraiate per terra, mentre andate giù per fare la prostrazione, pensate di fare la prostrazione nelle 10 direzioni, appunto darmi sangue, statue, stupa, scritture, dharma, sangha, mentre andate giù. Dovete distendere le vostre mani facendo un punto, mettendo prima sul capo, sulla gola, al cuore, poi si fa la prostrazione a tutti quanti, fate la prostrazione a tutti quanti gli oggetti sacri nel Tibet, in Cina o Taishan, ogni singolo oggetto sacro che c'è in Cina, ogni singolo oggetto sacro che c'è in Sri Lanka, ogni oggetto sacro che c'è a Burma, ovunque nel mondo, non soltanto su questo universo ma anche tutti quanti gli altri universi. Così fate la prostrazione a tutti quanti gli oggetti sacri che ci sono negli innumerevoli universi. E così i piedi non devono essere, devono essere distese, anche le dita delle mani devono essere completamente distese, non devono essere a parte, perché questo è karma, il di rinascere come animale. Come si chiama l'uccello? Come le anatre, o come le oche che hanno i piedi palmati, cos'è? E non è rispettoso, non è rispettoso. E anche se voi fate così, la mia mano c'è la paralizzata, per cui, e quindi se non faccio attenzione, devo cercare di stenderla. Cerco di stenderla, però questo va bene, l'altro non va bene. Alcune persone fanno così e quindi quello crea il karma di rinascere come animale con
come gli animali che hanno gli zoccoli, come i cavalli, come i bue, come gli yak e così via. Questo è pure come le mucche, appunto, le pecore che hanno, appunto, hanno gli zoccoli, e si rinasce così. Crea questo karma di rinascere così, e quando vi tirate su. È molto importante di tirarsi su quando voi andate, tenete il vostro corpo completamente in basso, dovete, non si fa neanche tre volte, si tiene così in basso sul, per terra, quindi fare nei monasteri. Sera Gadendra, poi molti monaci hanno l'abitudine di, invece di stare in piedi, ho visto, hanno l'abitudine anche questi Geshe Rampa, anche veramente la maggior parte hanno l'abitudine di tenere il corpo giù e quindi buttarsi giù per terra, e fanno così, toccano la testa e basta, e quello non diventa una prostrazione appropriata, corretta, quando voi date gli insegnamenti e così via. Diventa una prestazione appropriata se voi fate così. Nascete con un animale come un animale con la gobba, un animale, il cammello, come un cammello dromedario, cammello con il corpo tondo, come un cammello, come un maiale, o no? Un cammello, comunque con il corpo da cammello, dovete stare in piedi, bisogna stare in piedi e fare prostrazioni così, toccando la testa, la gola e il cuore, e farle per bene. Anche se le faccio solo tre prostrazioni, bisogna farle bene, dovete farle perfettamente, senza errori. Questo è quello che viene spiegato nell'Ambre, nei testi dell'Ambre. Se non prestate attenzione, se non fate, se fate molti errori, allora create, molto facile, create le cause per i rami inferiori di rinascere come quegli animali. Se voi lo fate invece correttamente, lo fate in modo corretto, allora i meriti sono veramente straordinari, incredibili, veramente incredibili. Il lama del lignaggio della tradizione di Lama Tsongkhapa fanno 1000 prostrazioni o 500-400 prostrazioni o 100 prostrazioni ogni giorno. E per questo
diventa una grandissima purificazione, e anche sono anche fisicamente sono in salute. Non solo, naturalmente la cosa più importante è la purificazione della mente, appunto il karma pesante accumulato da rinascita senza inizio, però quindi anche fisicamente sono anche molto sani. È proprio sono mio zio, per esempio, Sanghi Tenzi, aveva un corpo piccolo, però adesso lui è a 94, qualcosa del genere, molto vecchio, e vive a Laudo, e non è mai venuto via da Laudo. E ho scoperto che lui stava seduto al Tame, nel monastero di Tame, e non poteva di poter mangiare il cibo per vari giorni. Era veramente diventato molto difficile. E poi abbiamo insistito per farlo venire all'auto. Mia sorella voleva portargli del cibo a mio zio. È veramente molto, molto. Mio zio è veramente carino. Veramente carino. E non faceva mai arrabbiare nessuno. Scherzava, però non faceva arrabbiare nessuno. Non come delle altre persone, come l'altro zio invece, che era. Lui era. Aveva un sacco di dolore. Ogni volta che girava il suo corpo era. E Charoklama, che viveva in Germania, e nella vita passata era veramente un bravo monaco, e viveva nei voti puri, adesso vive in Germania. Nella sua vita passata non viveva tanto lontano dall'auto, in una grotta che era stata usata da Mary Colony e da Harry. Mary Colony è diventata la grotta americana, perché aveva la cucina, c'era la cucina, e poi c'era vicino alla finestra c'era la cucina, poi c'era il letto, poi c'era la sala da pranzo. Poi c'erano due letti, credo. C'era la sala da pranzo. Era veramente molto lussuosa, una grotta molto lussuosa. Il terra era fatto di pietra. Il monaco, appunto, Charoklama, all'inizio, quando era piccolino, quando aveva 2 o 3 anni, lui era lì nella sua vita passata, era conosciuto come un bravo monaco, e lui ha fatto le divinazioni. Aveva fatto le divinazioni, e il mio zio, ci sono moltissimi dottori, molti dottori da Tibet, da Solokumbo, non potevano aiutarlo. Poi alla fine lui ha detto. Charoklama della vita passata, che adesso invece è in Germania, lui ha detto: ha bisogno di purificare da stesso, deve purificare lui stesso le malattie, le impronte, deve purificare lui stesso. Ha fatto le divinazioni e la meditazione, la meditazione che ha spiegato. Il vecchio monaco, che lo chiamavamo il Charoklama, che ha studiato in Sera. Adesso lui ha finito Madhyamika, Abhisamayalankara e Madhyamika. Ha finito,
e sta per cominciare Vinaya. Comunque nella sua vita passata ha dato tutte quante le meditazioni su come fare prostrazioni, le ha insegnate. Quindi mio zio ha appena cominciato a fare prostrazioni, era l'unica soluzione, non c'era nessun'altra cosa che lo poteva aiutare. Appena ha cominciato a fare prostrazioni è migliorato, è migliorato, e ha avuto sempre meno dolore. Facendo più prostrazioni faceva e più migliorava. E poi ancora nella sua vita passata di Charoklama, che studiava a sera, ha costruito una piccola casa sopra una pietra, e mia nonna era completamente cieca, aveva i capelli bianchi, era cieca, e solo mio zio, che era giovane, era l'unico che si prendeva cura di mia nonna, e lui stava facendo le prostrazioni tutto il giorno e portava mia mamma fuori per portarla al gabinetto, poi la riportava in casa, gli faceva da mangiare, e mio zio allo stesso tempo, e poi tutto il resto del giorno faceva le prostrazioni. Lui ha fatto 700.000 prostrazioni. E poi non so bene cos'è successo, ha costruito un'altra casa dopo, non gliel'ho chiesto poi, però adesso è stata distrutta. Champa Sambo, che vive in Messico adesso, lui era lì, era in Laudio, lui stava facendo il ritiro lì, forse per 6 mesi, non sono sicuro. Quando ero lì, stavo lì molto tempo. Champa Sambo ha vissuto lì. Adesso vive in Messico. Ha vissuto in Canada, adesso vive in Messico. E lui viene ogni tanto all'auto. Mio zio... quando faceva le prostrazioni, ha continuato a fare prostrazioni, poi le ha fatte anche a Laudo, anche nella grotta di Laudo. Allora i suoi piedi hanno avuto delle crepe, è cominciato a uscire del sangue mentre faceva le prostrazioni, è migliorato, e poi è guarito completamente. Quindi normalmente è veramente molto, molto, è molto sano fare prostrazione, non ci si ammala facendo prostrazione, diventi molto sano. E delle volte sente le persone, è veramente, veramente, è molto salutare fare prostrazione, veramente. Qualche volta qualcuno ha il mal di testa, fare le prostrazioni diventa veramente molto salutare. Ancora non è ancora morto, sta proprio bene. Quindi fate le prostrazioni con le prostrazioni, fate le pratiche preliminari. Se voi fate una prostrazione è come fare 8 prostrazioni a Bodh Gaya, per cui diventa veramente molto, molto, aiuta veramente tantissimo, è molto potente. I meriti che si accumulano ma sono veramente tantissimi, una prostrazione diventano 8 prostrazioni. Sua Santità ha detto così. Quindi alcuni posti sacri sono così di grande beneficio, così. Ho sentito anche che vicino all'auto, dove c'era mio zio, avevo una piccola casa, ho fatto moltissime prostrazioni. Questo vecchio lama, c'era un lama che studiava a sera, che ha fatto le pratiche lì, sono incrementate moltissimo. Comunque, Bodh Gaya, anche sulle montagne, come a Laudo,
come ho detto, riguarda gli atomi che il corpo copre, tutti gli atomi che vengono coperti dal corpo, se, appunto se uno è in montagna in alto, allora immaginate quanti ci sono, per cui quando poi fate le pratiche preliminari di prostrazione è meglio fare, più farle nelle montagne in alto, nelle montagne, nelle alte montagne, come Lauda oppure. E più alte sono le montagne, meglio è. È molti, ma molti più meriti si accumulano così. Veramente tantissimi meriti si accumulano. Ok. Senza. Andando sul numero delle prostrazioni, semplicemente è sufficiente questo. La cosa più importante, i benefici più importanti sono questi, quindi. Ora visualizzate voi stessi. Avete ricevuto l'iniziazione, immaginate siete voi stessi in aspetto a Cerisi, a mille braccia, mentre fate la prostrazione, immaginate che state facendo la prostrazione al Buddha con aspetto di Cerisi a mille braccia. Quindi fate quella visualizzazione con le mani giunte al cuore, in questo modo con le mani giunte al cuore. È come offrire un gioiello, il gioiello che esaudisce i desideri, come ci ha resi. Così. Quindi visualizzate. Qua un Geshe in Spagna, adesso è morto. Nella sua stanza, il suo guru, Geshe, che era un discepolo di Kyabjison Rinpoche, ogni volta che Rinpoche, ogni volta che vedeva l'immagine di Rinpoche c'era sempre un viso molto molto compiaciuto, e vedeva come quando si mette il burro, sì. E quindi il volto di Rinpoche diventa molto felice, invece lui lo anima. La rampa è diventato uno dei Chan de Shuze, e poi lui è venuto il cancro, poi è morto in America. In America, credo. Lui ha fatto 3 anni del ritiro di Vajrayogini e mi ha chiesto di aiutarlo per trovare dei benefattori. Però non ho trovato il benefattore, però l'ho mantenuto, e quindi l'accordo era che dopo sarebbe andato in Australia a insegnare il Dharma. E poi ha finito a Bomdila, ha finito il ritiro. Era veramente un geshe estremamente istruito, puro, con buon cuore. Lui ha terminato e quindi dopo un po' doveva indossare il cappello nepalese per poter avere il passaporto nepalese, e lui ha avuto, gli hanno dato il passaporto, ma poi è andato ad Amsa, però aveva dei sogni negativi, continuamente aveva dei sogni negativi, probabilmente per varie settimane, e
E quindi lui ha spiegato che lui mi ha spiegato che lui voleva non voleva più andare a Sydney, rinunciare ad andare ad Sydney perché aveva avuto un sacco di sogni negativi, per cui poi dopo poco gli è venuto il cancro e ha lasciato il corpo. E aveva parlato anche con Sua Santità che voleva rinunciare perché aveva troppi segni negativi. E dopo poco gli è venuto il cancro ed è morto. Quindi il suo guru, questo Geshe che ha lasciato il corpo, era il suo guru, era il Geshe di Losangnyima, e lui era quando essenza Dharmakaya è fuori e dentro è Rupakaya e all'interno c'è il gioiello che esaudisce i desideri, il gioiello che viene come un'offerta, diventa, è la base del buddismo. La base del buddismo è due verità, la verità convenzionale e la verità ultima, la verità per la mente oscurata e la verità per la mente illuminata, il metodo è saggezza, il sentiero per illuminazione, il metodo è saggezza e l'unificazione di queste. Nel sutra che comprende tutte quante le pratiche, no, anche questa si parlano insieme, queste significano. Nel Tantra c'è la pratica unificata del Dharmakaya, quello che si ottiene è il Dharmakaya e il risultante è il Rupakaya. È tutto quanto è il soggetto, l'argomento del buddismo è qua, il sentiero del Sutta, il sentiero del Tantra, il metodo e saggezza unificati. Tutto il sentiero è quale? Due verità, il sentiero, il metodo, la saggezza e così via. Dovete visualizzare che avete ricevuto l'iniziazione, visualizzate voi stessi nell'aspetto di Chanrese mille braccia. Immaginate che il vostro corpo, dovete pensare che è grande come una montagna, altissimo, altissimo, grandissimo. Zelo. Preghiera di Satyarami a pagina 31. Quindi immaginate le offerte a tu pieno, il cielo pieno di tutte quante le offerte, di tutti quanti centri dell'FPMT, eccetera, eccetera.
Adesso pensate a tutti quanti i vostri karma negativi, difetti, tutti quanti i karma negativi accumulati da tempo senza inizio che sono completamente purificati, completamente purificati, non esistono più, non esistono più nel vostro continuo mentale. E poi come ho già spiegato, come gioire di tutte quante le virtù degli esseri senzienti, eccetera. Don Bardo e Shone. Quindi ora magari spiego domani. Dobbiamo fare la pratica del Devotivo di Santa adesso, questa sera. Devo farlo questo, dobbiamo finire questa sera. Vado a fare il mandala.
Chanda Mozo Gyewe Yojra Nye Bazo Loda Loncha Chem Allora, quelli che possono sedervi sotto col ginocchio destro sul pavimento, oppure se non possono va bene. Col ginocchio. Potete fare così quelli che non possono. Quelli che non possono. Che è proprio difficile, non possono sedersi, semplicemente stare seduti normali. Con le mani così, nel gesto della prostrazione. Per favore, maestro, per favore prestami attenzione. Come nel passato, il settore del nemico. Completamente, perfettamente illuminato, grande illuminato Bodhisattva che dimora nei 10 bhumi del Mahayana, nel Sutra Mahayana, che dimora nel grande bhumi all'inizio, genera Bodhisattva per ottenere la completa ho ottenuto la completa completamente. Ho ottenuto la completa e purificata. Io che mi chiamo. Mettete il vostro nome. Anch'io oggi. Lopunghi, che vuol dire il guru. E per favore, faccio la richiesta di generare. Di generare il pensiero. Il prestigioso pensiero per generare l'incomparabile completamente purificato, realizzato stato di Buddha. Questo si ripete questo per 3 volte. Lobo con su so Chudanangye Dejin Shepa
da Chompa, Yantapa, Dopen Sangye, Namda, Chancho Sempa Chempo, Sachempo La Shupa, Namgi, Tambor, Lanamepa, Yantapa Zope Chancho, Tu, Dugiepa Deshindo, per favore. Per favore, ripetete il vostro nome qua. Da Tenzin Dazen. Mi dite il vostro nome. Shigi Wawan. Lobegi. Lanamepa. Yandarpa Zope. Chanchudo. Sempiedo So. Lopo Consuso. Chodan Dangye, Deshin Shepa, Dachompa, Yantapa Zopa Sangye, Namdang, Chanchu Sempa, Chempo, Sachempo Lashu Panangi, Tampo, Lanamepa, Yandarpa, Lope Chanchu, Du, Durgepa Deshin Du, Da, Tenzin Daze, Shegiwa, Lobengi, Lanamepa, Yandapa, Dope Tachedo, Semkien Dedu Som, Lobo Gonzu Som, Chodan Nangye, Deshin Shepa, Dachompa, Yandapa, Lobeng Sangye, Lamda, Chanchu Sempa Chempo, Chanchu Sempa Chempo, Sa Chempo Lam, Super Nangye Tampo Lana Mepa Yandar Pazope Chanchu Sope Zorgirpa Leshindum Da Tenzin Dazi, dite il vostro nome. Shigiwa Lobegi Lana Mepa Landa Pazope Chanchu Dom Semke Dido. Non possiamo prendere rifugio. Non prendiamo rifugio. Prima di prendere i voti dell'aspirazione e dell'impegno. Quello che hai detto è: Guru, per favore, prestami attenzione. Io che desidero da ora in avanti, fino a che avrò ottenuto l'illuminazione, prendo rifugio. Ed è sublimo, è quello che ha le due gambe, ed è essere supremo, Sankhya Chogyam De Buddha, il grande distruttore qualificato, prendo rifugio. Lobo Gonzu Son, ancora Guru, per favore prestami attenzione. Io che mi chiamo da ora in avanti fino a che avrò raggiunto l'illuminazione, da ora in avanti fino a che avrò ottenuto l'essenza dell'illuminazione, prendo rifugio nel Dharma, Chonanghicho, nel sublime del Dharma, Shiva della pace, il Dharma che è libero da attaccamento e così via. Che è la cessazione di tutte le sofferenze. E quindi bisogna prestare molta attenzione, presta per favore, Guru Prestatore, prestami, io che mi chiamo così fino all'essenza, al cuore dell'illuminazione sublime di tutti, delle assemblee, degli Arya Bodhisattva, che non ritorno al Sangha, prendo rifugio.
così. Quindi ripetete questo 3 volte. Lobe Gonzo Son. E qua dite il vostro nome, da, dite il vostro nome, Tenzin Dase. Shegiwa. Duje Chile Sangye. Gisente Pajangala. Chikye Bardo. Doni Namekcho. Sangye Tubdenza. Kyabso Chio. Lobe Gonzo Son. Qua ripetete il suo nome da Tenzin Dase Shegiwa Tude Lasude Cenci Dacini Palace Gubici Gubardo Cenanghicio Shigie Dacedo Dacici Ciamnamla Chiapsu Ciwo Lobo Gonsuso Da Tenzin Dase Shegiwa Cucci Lasude Cenci Sempani Pala Cenci Bardo Sonam Ghecho Ovisha Cenci Sempam Timendo Pe Ghecci Sombella Ghecci Civo. Questa è la seconda tappa. Lobe Gonzo Son. Dagite il vostro nome. Tutti la Sunde Cenci Sempani Pala Cioè che bardo, sangue già per la peggio, sangue cento da sala, da versio, lo poco so, andare a me, dite il vostro nome, singbo, tu tene sonde, c'è c'è simplara, cioè che bardo, c'è l'am che c'è, ci guarda c'è l'am, tab c'è l'am, capso c'io, la bocca su so attenzione da se di ha dite basso nome c'è che bardo c'è che nessun de c'è se se di pala c'è na bardo sono gli altri ciccio papà c'è sempre c'è la brisa ben che tu non la che ha su ciò nella terza ripetizione ora la bocca Lobo Gonzo Son. Da, dite il vostro nome, Tenzin Dase. Shegiwa. Tutte ne sunde. Shegiwa. 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 Bardo. Gacina Becho. Sangen Shomden da Namla. Kabzu Chio. Lobo Gonzo Son. Da, dite il vostro nome, Tenzin Dase. Shegiwa. Giunge la sonde, c'è se la c'è la impola, c'è c'è che bardo, c'è un am che c'è, c'è un guarda da vedere, c'è un am la, c'è un su c'è, l'opo con su son, da, dice ma sono mettente, da se c'è che va, giunge la sonde, c'è se c'è c'è impola, c'è c'è che bardo, Sonam Gitcho, Babam, Chanchu Sempa, Timen Zalpe, Gitu Namla, Kyabsu Chiyo. Ora dovete pensare che dover raggiungere l'illuminazione per gli esseri senzienti e quindi la Bodhicitta. Il pensiero non lo abbandonerò mai fino a che avrò ottenuto io non abbandonerò mai questo pensiero. Dovete pensare in questo modo, quindi con una forte determinazione su questo. Ripetete questo, quello che diciamo. Buddha Bodhisattva, Buddha Bodhisattva che dimorate nelle 10 direzioni, per favore prestatemi attenzione. Io che mi chiamo in questa vita e in tutte le vite future, anche nelle vite future, la natura della carità, la natura della moralità, la natura della meditazione, i meriti.
qualsiasi che ho accumulato nel passato, e meriti che la natura della carità, della moralità, della meditazione, quello che è stato fatto. Quindi gioisco, mi rallegro di aver fatto tutti questi meriti, e tutti questi meriti, a causa di tutti questi meriti. Allora, nel passato, i Tathagata, i distruttori del nemico, hanno perfettamente purificati, hanno realizzato lo stato di Buddha e i Bodhisattva, che hanno dimorato nel grande sentiero dei 10 bumi, hanno generato il pensiero dell'illuminazione. Anch'io che mi chiamo da ora in avanti fino all'essenza dell'illuminazione, che finché non ho ottenuto l'essenza dell'illuminazione, genererò il pensiero e genererò di ottenere la grande illuminazione, completamente purificata e con tutte le realizzazioni, e libererò tutti gli esseri senzienti che non sono stati liberati. Li libererò prima, eliminiamo le oscurazioni e poi anche le oscurazioni sottili, le oscurazioni che bloccano la mente. Quindi libererò tutti quanti gli esseri senzienti da questi difetti, oscurazioni sottili e quelli che sono, che soffrono tantissimo e che non hanno, c'è una sofferenza talmente forte che non ti toglie il fiato, questi che non possono respirare dalla sofferenza, che non riescono neanche a respirare dalla sofferenza, l'espressione è questa, che non posso, libererò, darò respiro a quelli che non hanno respiro, libererò il respiro, gli darò il respiro, li libererò, e coloro che non sono andati al di là della sofferenza, li porterò al di là della sofferenza, li libererò al di là della sofferenza. Dobbiamo ripetere questo 3 volte. Jupe, Jajunashupe, Sanghe, Jupe, Jajunashupe, Damke, Da, Lobogososo, Da, dite il vostro nome, Tenzi, Da, Se, Shegibe, Gepo, Tenzi, Da, Gesha, Shenda, Shenda, Zo, Jemperanji, Da, Sundin, Chamji, Da, Gomeran, Shigi, Gampada, da Gishepardam, Gito Zampardam, Gipurchesari Rame, Gape Salade, Shidandange, Deshin Shepa, Da Chompa, Yantapar, Dope Sanke Namda, Sakyam Chala, Radu Shope, Chancho Sempa Chambra Jempa. Naname pa, yanta pa sape, chancho, dhugye pa dashindu, da, tenzin da ze shegi bale, dashindu, da pa chancho sempa lana, chujek pardo, naname pa, yanta pa, dope chancho, chimpola, Simke Babagardam Sinjim Dandavalam Dewagyam Mujrawanam Dawagavam
Uma chimpanam dua jiwa. Io sono ginda davanti panam nangera davagio. E quindi la seconda ripetizione. Ciò ci nasce per sangue cianciò sempa tam te da lo pe con su so da di te vostro nome ten zin da zin che chi pe ne vuoi c'è pa che vuoi c'è da c'è da su da c'è per la città c'è da ne su gia nel gom cinde gom per la città che per si da la ni c'è pa da yuda di se pa da gi parla c'è san da rami che vuoi se pa la batte Chida dam sangye, leshin shepa, da champa, landapa, zope champion sangya da, sa chempo la, radu shepa, chancho sempa, chempa namge, lana mepa, yandapa, zope zope chuchudu, sugi pa zepa, leshin de, leshin dom, da tenzin da jeshikiba. Kanche biga tuten ne sunte se sen chempa chempa nimpola chinke bardo lana me pa yanda pa zapo chancho chempo la samge par gyo samba jag dewa nam jawa gyo ma jawa nam jawa gyo o ma chempa nam o jawa o wa gyo Ciò ci nasce per sangue da cianciò sempa tam te da lo pongo su so da dite il vostro nome da dite se va che per dita ciò va sempre scende zo sempre radice sonde zo lanci da gobera cinghie gawa zawa da che diava da Gyudo tsawa dan, gyewa lachu sila rangwi. Gyewa sapa de, chudawa gye, de shinshi pa, da chompa, yanda pa, tapa kusangye rangwa za, sa chempo la, la du shepe, chancho sempa chempo namki, la name pa, la nda pa la, la pa gochu so, Tu già parla pace già pendu. Da tenzin da jesce gibe. Tu già sunde, tu già sunde in pola. Ci de parzo, anana me pa. Yanda pa. Da poi dove cencio c'è in pola. Sen che pa ghio. Sen c'è pa ma già guarda ghio na ma ghio. Majo wa rangio Uma chipa wa neje wa Eje wa kio Così avete ricevuto i voti dell'aspirazione. Generate il pensiero e desiderio, avete ricevuto i voti del desiderio, avete dell'aspirazione, come ho detto prima, i voti dell'aspirazione. Pensate che avete preso i voti dell'aspirazione, sentite proprio forte intensamente di aver ricevuto questo.
è detto qui, per prendere voce dell'aspirazione, allora diventate rifugio, diventate così nelle pratiche preliminari come prima. Prendete voce del desiderio, però penso che facciamo nella stessa sessione quello che noi facciamo, penso che sia sufficiente così. Dovete ripetere tutto quanto al rifugio un'altra volta. I voti dell'impegno. Con la cerimonia generate il pensiero di entrare nell'impegno, proprio di praticare questi voti. Immaginate il Buddha e il Bodhisattva di 10 direzioni. Per favore, prestatemi attenzione. Io che mi chiamo in questa vita e nelle vite passate, tutti quanti i meriti accumulati, tutti i meriti accumulati. La natura della carità, della moralità, della meditazione, li ho accumulati. Quelli che accumuleranno nel futuro e quelli che erano stati accumulati precedentemente, ne gioisco e tutti questi meriti. Possono tutti questi meriti. Nel passato, di essere Tathagata e il distruttore del nemico hanno praticato perfettamente, hanno purificato perfettamente e hanno realizzato quanti Buddha e Bodhisattva che dimorano nei grandi bumi. Hanno generato bodhicitta per ottenere lo stato incomparabile dell'illuminazione. Prendendo i voci del bodhisattva, allora, quindi per eseguire le azioni del bodhisattva, come pratica, io che mi chiamo così, da ora fino a che otterrò l'illuminazione, l'essenza dell'illuminazione ottenuta, e fino mi genererò la incomparabile, la grande illuminazione. Un pensiero. Per questa ragione mi asterrò dalle 18 cadute radice e 45 e 46 secondari i voti di Bodhisattva, e quindi praticherò le 6 paramite e 4 4 modi di raccogliere e accumulare gli esseri senzienti, i 4 modi di accumulare discepoli. Quindi, appunto, mi impegnerò nelle azioni dei Bodhisattva per il beneficio di tutti quanti gli esseri senzienti e fino a che otterrò l'illuminazione. E quindi
libero tutti quanti gli esseri senzienti che non sono stati liberati da questo pensiero, tutti gli esseri senzienti che non sono liberi dei difetti mentali sottili, eliminerò completamente tutte quante le loro oscurazioni, tutte le oscurazioni le elimino, e coloro che non sono stati liberati li libererò, e coloro che non hanno, che non possono respirare, darò loro respiro, e coloro che non sono entrati nello stato al di là della sofferenza li porterò allo stato al di là della sofferenza. E quindi ripetiamo questo 3 volte, quindi ora qui tutte queste dovete mantenere, dovete ricordarvi di proteggervi, di astenervi dalle 18 cadute radice e quindi cercare di evitare gli errori, e comunque se vivete la vita, se voi vivete la vita per gli esseri senzienti, se voi vivete la vita per gli esseri senzienti, allora sarete in grado di praticare la maggior parte dei voti. L'essenza è questa. Quindi vivere la vita per gli esseri senzienti, per beneficiarli. Io anche ho già menzionato questo abbastanza, questo come gli esseri senzienti sono molto preziosi, sono molto gentili, sono più gentili, più cari, sono il vostro gioiello che esaudisce i desideri. L'ho già abbastanza menzionato questa cosa qua, quindi adesso dovete pensare questo. Quindi non c'è assolutamente niente di più importante, non c'è niente di più importante di questo. Del lavorare per gli esseri senzienti, di prendere i voti del Bodhisattva è la cosa migliore per poterli beneficiare. Prendere i voti del Bodhisattva è il modo migliore per beneficiare gli esseri senzienti, dovete sapere questo. Rende la vostra vita estremamente, la vita più felice. Per ogni singolo essere senziente, per ogni, compresi anche vostro padre, vostra madre, la vostra famiglia, quello che voi volete fare, se voi apprezzate, se voi vi sentite la loro gentilezza, questa è quella, la cosa migliore che voi potete fare, di prendere i voti del Bodhisattva per loro. Quindi per liberarli completamente dall'oceano di sofferenza e samsara e per condurre allo stato di Buddha. Per questo si prendono questi voti. Quindi il modo di pensare è questo, e poi un'altra cosa importante è non si sa assolutamente fino ad ora, moltissimi studenti sono morti, moltissimi sangha sono morti negli ultimi anni, comprese Kun Sangha, che il cui lavoro era quello di fare i video delle mie attività, e poi all'improvviso gli è venuto il cancro ed è morto. E lui, io ho controllato, all'inizio aveva delle difficoltà, ma adesso è già rinato. È già rinato. È già rinato in, non cinese, però è rinato in una famiglia. È già rinato in una famiglia ricca. Queste sono le notizie della CNN. Queste sono le notizie del CNN.
Come si chiama la persona che fa l'annuncio alla CNN? Come si chiama? Questa era Anderson Cooper, Anderson Cooper's News. Una trasmissione della CNN in America. Comunque, questo vabbè. Le persone che. Il futuro, così. Questo è quello che dicono, appunto. Però voi ripetete. Quindi. Moltissimi dei membri della nostra famiglia, moltissimi sono già morti, anche fra i sangha. E quindi, vedete, ogni momento, non è sicuro quello che succederà alla fine di quest'anno, non possiamo veramente sapere se sarete ancora degli esseri umani oppure no, non si può veramente sapere. Quindi. Non si può veramente sapere. Adesso, noi che siamo qua adesso, se saremo ancora qua, se tutti quanti noi saremo ancora tutti quanti qua per la prossima volta, oggi, non si può sapere. Non si può sapere neanche di domani. Non sappiamo neanche di domani. Non si può assolutamente prevedere nulla. Andiamo a dormire e poi domani mattina saremo in grado di alzarci oppure no? Non possiamo dirlo, non sappiamo saperlo. Questa è la realtà. Non possiamo sapere, non possiamo proprio metterci la firma, non possiamo garantirlo. Questa è la realtà. Quindi fate la cosa che è migliore per gli esseri senzienti. Fate ciò che è meglio per gli esseri senzienti. Ciò che è la cosa migliore per gli esseri senzienti. Questa è la conclusione. Quindi voci Bodhisattva e quindi prendere l'iniziazione di voci del Tantra. Quindi. Fate la cosa migliore per gli esseri senzienti mentre siete vivi. Mentre voi siete vivi, quando siete ancora vivi, quanto sarete vivi, per quanto tempo resterete vivi, quante ore, quanti minuti, quanti secondi, non si può sapere. Non si può dire per cui non c'è tempo per essere pigri, non c'è tempo per essere pigri. Non c'è tempo per essere distratti nell'attaccamento. Non c'è tempo. La vostra vita è completamente distratta dall'attaccamento. Non c'è tempo. Dovete pensare in questo modo, veramente dovete pensare che la vita è così. Dovete veramente pensare che la vostra vita è molto preziosa e vi dovete prendere cura di questa vita. E il modo migliore è proprio questo. Questo l'ho detto veramente brevemente, altrimenti sprecate completamente la vostra vita. Altrimenti la vostra vita è completamente sprecata fino ad ora. Non posso dire di tutti quanti, però in generale potrei dire così. E quel futuro, il futuro non possiamo dire il futuro come sarà il futuro. È perché la vita è veramente molto breve, particolarmente adesso vivo molto a lungo, però all'improvviso quando voi morirete, dice,
Wow, io ho ricevuto questo corpo umano ed è andato, è finito, ho ricevuto questo corpo umano, è già finito ed è stato come un sogno, è stato come un lampo nel cielo. Wow, ecco quello che succederà, questo che sperimenterete, l'avete ricevuto ed è andato. Ok. Fate del meglio, fate ciò che è di maggior beneficio per gli esseri senzienti. Cioè, ci nasce per sangue e cianci sempre cempa. Tam ce dam, lo bo con su son, da min, ten se da se, dite il vostro nome. Se ghi be, ge già ti da, se wa ge già, shin da do, zempe ran se da, su ge ran se dan. Gompe ran shi ge, gebe za wa, da wa ge chenpa da, chun ten chenpa da, gi wa sha se la ira me, go we za pa de, chen dan chan ge, de shin she pa, da cho pa, yan da pa, grobe gompe sam ge da, sa chen po la, labdo she pe, chan cho se pa, chen pa nam ge, la na me pa, Lanza pa, zo pe zhan ju ju, du ge da, gyom se san pa do pa, su ne, cho pa, lo pa cho man la, cho pa zda pa, de shin du, da, min ten se, ten se da de she ge ba we, cho cho na su ne, chen gen chen pa la, cho je pa do, la na me pa, Yandar pa, zape chanchu, chenpo la, sem kiede, sanjo chanke da, nye jashi chedru, lo so pe, chanchu sempe, dopo sunne, paru ne chenpe du da, do wanam shi, do wanam pa shi, do bi, gyali so cho pa, la bago chanam la, Lupce, sem chen tam shen ki pa don du, da, chan cho ma do chi, ba do, si shi. San je ma ma do na do gyo. Ma jo wa na do gyo. U ma chen pa no ma kshao no ga gyo. Andavar Gion. Ciò ci nasce per sangue già per santo cempa. Tam c'è da lobo cosa son. Da tenzin da zmitite per suo nome. C'è chi ve, c'è guardi da. Che va scenda, scenda tu. Gempara ci da. Su cencen ci da. Gopela ci da ci da. Da wei zhe pam, da ge zhe wei ge pa da, ge zhe se wa da, ni pa la, ni so na pa ye, ge wei sa de se, che da ra, mung ye, de shi zhe pa, da cho pa, lian da pa, da pe san ge lam da, sa chen po la, la bo che pe, chan cho sen pa, Cempa nam ghe, ala name pa, lianta pa, dopo cianciuso, tu chiede, gian se te pa don pa, su ne, copa non ce la ma, ci da la, la pa de shin la o, da, dite vostro nome, shegi ba ya, ci da sole, cianci ne pa cia pa nigga la, Cho che pa do, la na me pa, la da wa, do pe shen chen, chen po la, sen ge de, chen sen te pa da, me gi she de zo pe, chen chu sen pe, da we su ne, do ne ne chen pa du da, do ba ra ba shi, do ye,
Gasse nam ge kyopa la pache nam la lopchin simchen tam jaji tendo lo jampa majaji bardo shawagio semajawagana dawagio majawana dawagio O ma cempa nama o agio tanto nato per tanto sempre dalla bagdala con su som Shigibe Jagjigat Gawal Chendam Shendato Jimperan Desham Sundin Kiradan Shendam Gumperan Shide Gawazepem Dagesh Gegegepardam Gibar Sawada Gawal Jebzirad Gawal Sawadem Chedadore, Chechi Shepa, Dawa Jampa, Yantapal, Zope Sangyam, Damda, Sachepala, Laptu Shepa, Chancho Sempa, Sempiri Shemyanange, Lana Mepa, Nandyantapa, Zope Chancho Dum, Tukiedem, Gyal Sempa Champa, Sune, c'è parlato sempre se. Nam la città, la parte c'è del scindo. Da, dite, sono merita, senta, se c'è che vada. Tutte nasce de, descende. Ciancio sempre la c'è che parto. Nam me parla, nam me parla, l'anda pa. Zope sangio, c'è pola. Sem chiedem. Chante sempre dolce da mi chiesce drulla dope tanto sempre dopo su me ne ne c'è per su da do adam si do er gesso già per giopà lo pac giorna sola do la gin sem centam c'è do dom da ado centro de per gabardom Suagio, Sanche Magadavella, Dadio, Majawana, Mandoa, Mandema, Omashepana, Anama, Uragio, Nosamkana, Mandepa, Nepanam, Antonipachalayo. Ora avete ricevuto i voti dell'aspirazione, avete ricevuto i voti dell'aspirazione. Anche ora avete ottenuto i voti dell'aspirazione, quindi quello che avete i voti dell'aspirazione del Bodhisattva, e quindi di astenersi dalle 18 cadute radici e dai 46 secondari. Quindi avete ricevuto il potere di Sattva, e quindi dovete veramente essere sapere conoscerli bene, e non sono i voti dell'entrare, avete ricevuto il potere di Sattva.
avete ricevuto voci sia dell'aspirazione che voci dell'impegno. Quindi adesso che avete ricevuto queste voci dovete conoscerle, quindi fare il possibile per mantenerli, quindi astenersi dalle cadute radici, dalle cadute secondarie. Dal momento che avete preso gli insegnamenti del Bodhisattva, che state presi il Bodhisattva, Senchenkan, anche gli inferi sono innumerevoli, gli spiriti femminili sono innumerevoli, gli esseri umani sono innumerevoli, gli Asura sono innumerevoli, per liberare tutti gli esseri senzienti. Per liberare tutti gli esseri senzienti non bisogna cambiare la mente, bisogna, dal momento che avete preso i voti del Bodhisattva, non dovete cambiare la mente, dovete cambiare idea, non dovete cambiare idea e quindi cambiare questo pensiero, questa voce dell'aspirazione, questi voti dell'impegno. Dal momento che avete preso questi insegni, avete preso questo impegno, dal momento che avete preso il voto dell'impegno, da ora in avanti, qualsiasi, anche quando voi andate a dormire, d'ora in avanti, quando voi dormite, anche se siete distratti. Siete opposto di consapevoli, cosa vuol dire distratti, no? Non distratti, distratti. E cos'è l'opposto di mindfulness? L'opposto di consapevolezza. Incosciente, no. No. Posso dire consapevole, cosa vuol dire? Inconsapevole, inconscio, incosciente, incosciente, irresponsabile. Il potere dei meriti, in ogni secondo, si accumulano meriti vasti quanto il cielo. Dal momento che avete preso i voci del Bodhisattva e i voci dell'impegno, ogni secondo voi accumulate meriti infiniti vasti quanto il cielo infinito. Dovete avere questo chiaro in mente. Ogni secondo, dal momento che avete preso questi voti, anche se voi state dormendo, anche siete irresponsabili, siete distratti, il potere incredibile di questi voti aumentano senza sosta, il sentiero dei meriti aumenta senza sosta, in accordo anche
compreso quanto il cielo vasto e infinito, quanto, e quindi ogni secondo accumulate meriti vasti quanto il cielo infinito, capite? Questo è da tenere in mente, da ricordarvi. Questo è quello che dice il Bodhisattva Charivatara di Shantideva. Quindi, dovete assolutamente essere contenti, gioite di questo, rallegratevi. Questa è la vita più felice. Questa è la vita più felice. Questa è la vita più felice, capite? Dedicare la vita per gli esseri senzienti, questo è quello che succede. In ogni secondo accumulate infiniti pieni, infiniti meriti vasti quanto il cielo infinito. Wow. E quindi Ciancio Palgin ha chiesto a Buddha generare bodhicitta, i meriti che si accumulano di generare bodhicitta, se fossero materializzati, allora riempirebbero tutto il cielo. Adesso, ora, questi meriti di aver generato bodhicitta ancora più grandi, ancora più vasti del cielo infinito, più del cielo infinito. L'ho già menzionato questa cosa qua due o tre volte. E poi ho menzionato nel Bodhisattva Charivatara. La persona cieca mentre pulisce la spazzatura trova il gioiello che esaudisce i desideri. E così come quell'esempio, la bodhicitta che è generata è la cosa più sorprendente, che non si può neanche credere a questa cosa. Adesso che abbiamo preso questi voti dell'aspirazione e dell'impegno, è una cosa incredibile, roba da non credere. È un'opportunità straordinaria, è veramente difficile da credere una cosa del genere. È una cosa difficilissima da credere. Quindi, e questa è la, il nettare supremo, il generale Bodhicitta, è il nettare supremo che distrugge il signore della morte, degli esseri trasmigratori. Quindi da rinascere senza inizio fino ad ora noi moriamo. Abbiamo sperimentato tantissime il ciclo di morte e rinascita, per rinascere senza inizio. Abbiamo sofferto incredibilmente. Ora che abbiamo generato bodhicitta, che è il nettare supremo che distrugge il signore della morte. Distrugge il signore della morte, degli esseri trasmigratori, degli esseri senzienti. È veramente incredibile, la cosa più preziosa.
è la cosa più preziosa. Quindi generare bodhicitta è veramente è un tesoro incessante che elimina la povertà degli esseri trasmigratori. E quindi, se voi generate bodhicitta, è la suprema medicina, è la medicina suprema, frate, medicina è la suprema che guarisce tutte le malattie degli esseri trasmigratori. Che esaurisce il vagare nel sentiero del samsara, esaurisce il vagare nelle rinascite del samsara che abbiamo avuto da tempo sostenuto. È come se si vede un albero. Bodhicitta è l'albero che gli astri senzienti, dove gli esseri senzienti possono riposarsi e stare tranquilli, diciamo, riposarsi sotto l'albero di Bodhicitta. Vi ricordate, a Bax abbiamo gli alberi di mango e i monaci si fermavano lì a Bax sotto questi alberi di mango vicino al campo dove si guardava che durante la seconda guerra mondiale c'erano i Punjabi, i Sikh della seconda guerra mondiale lì nella casa di vicino a Nehru, e lì c'erano i monaci che andavano su e giù, si fermavano sotto gli alberi di mango. Comunque generare bodhicitta è come l'albero dove ci si può riposare, dove gli esseri trasmigratori si possono riposare. Quindi questa questo è questa bodhicitta è ciò che fa salire dal pericolo dell'oceano, che fa venire ciò che solleva tutti quanti gli esseri senzienti dai reami inferiori, eleva tutti quanti gli esseri senzienti questa bodhicitta è come la luna crescente della mente, che elimina i pensieri disturbanti, le sofferenze dei pensieri disturbanti e i pensieri disturbanti degli esseri trasmigratori. Questa generazione di bodhicitta al prendere i voti del Bodhisattva è come il grande sole. È come il grande sole. Che in primavera, come il grande sole a primavera. Però penso che voglia dire che dà il potere ai semi di crescere. Cosa vuol dire così?
come appunto il grande sole, che dà il potere al seme di crescere. Permette al seme di crescere, di germogliare. Quindi il significato è che gli esseri trasmigratori, l'ignoranza degli esseri trasmigratori e le visioni distorte, le visioni distorte, l'ignoranza degli esseri trasmigratori, Rabrib, appunto la visione distorta, viene completamente eliminata. Questo è il grande sole che elimina le visioni distorte. E quindi la generazione di Bodhicitta, pensando in questo modo, dice praticamente mentre sì, appunto sì, generare Bodhicitta è come il produrre il burro dal latte, l'essenza del Dharma. Quindi gli otto e così via, quindi i grandi elementi come il cielo per sempre, come grande cielo per sempre, possa io diventare un mezzo per il sostentamento per gli innumerevoli esseri senzienti. Quindi la terra è usata dagli esseri senzienti, posso anch'io essere usato dagli esseri senzienti esattamente come viene usata la terra per il sostegno, per essere usato come la terra viene usata per far crescere i raccolti, per far crescere le piante, per poter avere cibo, per poter sostenere gli esseri senzienti. Potete immaginare, posso diventare l'acqua, posso diventare tutti, essere usato dagli esseri senzienti in accordo, come appunto per diventare l'aeroporto, come l'aeroporto, che degli aerei, mezzi di trasporto, per camminare, le strade, posso diventare tutto quello che è necessario per gli esseri senzienti, la città, costruire città sulla terra, tantissime cose per gli esseri senzienti e per la felicità degli esseri senzienti, qualsiasi cosa, la terra è per la felicità degli esseri senzienti. Noi stessi possiamo essere usati dagli esseri senzienti come la terra viene usata dagli esseri senzienti per la felicità. Ecco, possa io essere usato dagli esseri senzienti esattamente così come viene usata la terra per la felicità degli esseri senzienti, possa essere la fonte del benessere, del sostegno di tutti quanti gli esseri senzienti, come l'acqua è utilizzata per gli esseri senzienti in molti modi diversi, come godimento, come piacere nell'acqua bella, come in Australia fanno cosa fate in Australia quando appunto si fanno il surf sull'acqua, anche se cavalcano le onde, qualsiasi cosa possa essere di beneficio per far crescere le piante, i raccolti. L'acqua viene usata in talmente tanti modi per la felicità degli esseri senzienti,
anche io posso essere usato per gli esseri senzienti esattamente nello stesso modo, in tutti questi modi per gli esseri senzienti, come l'acqua e anche ancora in tantissime altre modi, come il fuoco. Io posso essere usato come il fuoco per gli esseri senzienti, essere usato per gli esseri senzienti, dedicare il proprio corpo per così, e quindi proprio esattamente come il fuoco. Poi ancora l'aria, il vento, che viene usato in tantissimi modi diversi. Anche il vento usato in tantissimi modi diversi per il beneficio, per il benessere, la felicità degli esseri senzienti. Questo è l'attitudine mentale che deve avere un bodhisattva, la persona che ha il bodhisattva. E poi il cielo usato per volare, per il movimento, per muoversi in tantissimi modi diversi. E il cielo, lo spazio, viene usato dagli esseri senzienti. È così. E possa io essere usato in questo modo dagli esseri senzienti come il cielo, e possa io diventare un mezzo per, mezzo di suo sentimento per gli innumerevoli esseri senzienti, per gli innumerevoli esseri senzienti, possa. E questo, se voi praticate Bodhicitta, questo è il modo in cui dovete avere questo è il modo di pensare che dovete avere. Generalmente nel mondo si pensa: oh, io sono usato da lui, sono usato da quello, sono usato da quella persona, sono usato da quella persona, da questa persona, da quella persona, da quell'altra persona, mi usano come vengo usato come un rubber stamp, come un timbro, vengo usato dagli altri come un timbro. Le persone che vi usano come loro felicità, dicono: oh, ecco, mi sta usando. Prendete come una delle cose peggiori che vi possa succedere. Quando venite usati dagli altri, la pensate di sono usato come un timbro. Un timbro postale, vengo e quindi ecco, e dice: ecco, lo vedete come un danno enorme fatto a voi stessi. E invece se voi siete dei praticanti bodhicitta, dovete essere completamente contenti. Questa è la cosa più felice che vi possa succedere nella vita: essere usati dagli altri per la loro felicità. È veramente incredibile, una cosa, un'attitudine completamente diversa che bisogna avere, ok? Un'attitudine completamente diversa che bisogna avere. Quindi gli esseri senzienti in ugual numero come il cielo, fino a che ottenete l'illuminazione, fino a che otterranno l'illuminazione, posso io diventare un mezzo di sostentamento per gli esseri senzienti. Quindi il Buddha Bodhisattva offro il mio corpo a tutti quanti i Buddha Bodhisattva. Per favore, Buddha Bodhisattva, per favore, accettami. Che io possa diventare. Che io possa diventare. Possa essere a servizio, possa essere in grado di offrire servizio agli esseri senzienti. E come dice Sua Santità il Dalai Lama, oggi è nella presenza di tutti prendo rifugio, ho invitato gli esseri trasmigratori, invito gli esseri trasmigratori come miei ospiti all'illuminazione. Il Sura e gli Asura sono contenti. Sua Santità recita sempre queste.
recita sempre questo in tibetano. C'è l'inglese? Tutti quanti devono recitare questo. Non soltanto io devo recitare questo. Tutti quanti devono recitarlo. A pagina 39. Pagina 39. Nella preghiera di Shantideva, pagina 39. Fino a quando esisterà lo spazio, fino a quando vi saranno gli esseri senzienti, fino ad allora possa esserci anch'io per eliminare la sofferenza del mondo. John, il monaco, è stato il direttore, è stato il primo. Lui e sua moglie, Ellen, molto tempo fa, ed è diventato monaco, gli ho detto di diventare monaco. È stato direttore per molto tempo al Vajrapani. Loro hanno fatto un tripiedi e hanno fatto un tipi, come gli indiani, dentro, hanno fatto un tipi. E sono stati dentro questo. E loro sono stati degli hippie, sono stati degli hippie felici. E hanno vissuto così al Vajrapani per tanto tempo. E quando una volta mi ha visitato Sua Santità Son Rinpoche, e in quel tempo loro stavano nella foresta e abbiamo fatto la consacrazione della terra. E poi gli ho detto di diventare monaco, e lui è diventato monaco, è stato monaco per molto tempo. E un giorno gli ho chiesto: non so bene qual è la domanda. Che terra pura vuoi rinascere? Non so, non mi ricordo qual è la rega. Lui mi ha risposto: lui non vuole andare a terre pure, io voglio rinascere nel mondo di sofferenza. Vuole rinascere nel mondo di sofferenza per essere di aiuto. E voi avete bisogno di quel tipo di attitudine. Dovete avere quel tipo di attitudine, per cui voi pensate: ah, se voglio andare nella terra pura, è soltanto per la vostra felicità. Il suo modo di pensare, lui vuole rinascere nel mondo sofferente per aiutare gli altri. Questa è l'attitudine migliore. Naturalmente qualcuno rinascerà nelle terre pure per gli altri, però la maggior parte delle volte è un'attitudine autogratificante per la vostra felicità, per la vostra felicità. John, lui voleva rinascere nel mondo sofferente per essere di aiuto per gli altri. Ha sviluppato un buon cuore. Le persone generalmente vogliono andare nei posti dove posso essere più felice, voglio rinascere lì nel posto dove c'è più felicità per me stesso. Questo è quello che, diciamo, la maggior parte delle persone pensano. Questo quindi da recitare questo. Oggi la mia vita è diventata significativa
adesso la mia vita è diventata significativa. Oggi la mia vita è significativa. Ho ottenuto questa rinascita umana. Ho ottenuto questa incredibile opportunità. Sono nato oggi nella razza dei, nel tipo di Buddha, e quindi d'ora in avanti seguirò le lezioni del Bodhisattva, divento figlio del Buddha. Non ha niente a che fare con il sesso, come qualsiasi cosa che posso, qualsiasi cosa accada, giro in armonia con le azioni di questa famiglia, di questo tipo, e quindi non inquinerò mai il puro e nobile lignaggio dei Buddha. Senza inquinare questo tipo, questo nobile lignaggio di Buddha. A causa di quanti meriti del passato, presente, ho accumulato a me stessa e i meriti accumulati da innumerevoli esseri insenzienti, da innumerevoli Buddha, possa Bodhicitta essere generata nel cuore di tutti quanti gli esseri senzienti che sono stati nostra madre, da tempo senza inizio si sono presi cura di noi, da tempo senza inizio. Sono stati incredibili, sono stati gentili con me. E quindi loro motivati dall'ignoranza, essere senza, che hanno incontrato il Dharma, quindi con questa motivazione, hanno creato moltissimo karma negativo dei rinascite senza inizio, incredibile, hanno sofferto, perché sono nato da loro e loro, quindi se continuano a rinascere da loro continueranno a soffrire, sono la cosa più incredibile, perché le rinascite senza inizio loro mi hanno curato, ci hanno creato un karma negativo, e quindi ancora, anche se io non pratico il Dhamma, allora se non realizzerò il sentiero, allora questi qua continueranno a soffrire, quindi devono assolutamente realizzare il sentiero di meditazione, di preparazione, il sentiero della visione, e quindi tutte queste, e quindi devo assolutamente realizzare il sentiero che percepisce direttamente la vacuità, altrimenti questi, se rinasco ancora da loro, non mi rivolgo, quindi hanno senza fine. E quindi gli esseri senzienti ancora devono continuare a soffrire incredibili sofferenze senza fine. Possa Bodhicitta essere generata nel loro cuore e ottenere l'illuminazione nel più breve tempo. Se possa Bodhicitta essere generata nel cuore di tutti quanti degli esseri senzienti, particolarmente in questo mondo, gli esseri senzienti in Australia, e particolarmente gli esseri senzienti, anche tutti quanti gli studenti, nel cuore di tutti quanti gli studenti dei vari centri, i membri del centro FPMT, i volontari, chi è il direttore, eccetera, e poi ancora e negli esseri senzienti, tutti gli esseri senzienti che mi vedono, che mi sentono, che mi sempre dice possa essere nel cuore di tutti quanti gli esseri senzienti che sentono il mio nome, che sentono la mia voce, che si ricordano di me, mi toccano, vedono una foto o mi sognano, posso veramente generare, posso essere generata, sviluppata dentro di loro, possa Bodhicitta essere generata nel loro cuore e possa essere senzienti
Nel cuore di tutti quanti noi, comprese le nostre famiglie, i membri della nostra famiglia, quelli che sono morti tantissimo tempo fa, e anche quelli che sono vivi nel loro cuore, posso poi dirci di essere generati nei loro cuori. E quindi ora, cosa tutti quanti i meriti accumulati dei tre tempi, degli innumerevoli esseri senzienti, innumerevoli corue, shinkande, pentandewa, malu, giunwene, ceresi, wantenzi, ghiassoi, sciapesi, te, partu, giorgi, sapengewen, pego, ciane, pemo, tenzi, ghiasso, la sua, deje, dondu, la do, giordano, giambo. Wangi, shenche, ghiawa, chenga, gankesi, yonzung, ghiace, mola, gansepe. Dendu, giawa, zo, ciana, pemo, jinla, zo, tokyo, da, zo, ningi, zo, samichi, kashindu, pa, chupa, ranien. Gusan cho cho chiga so jan pa jo ma jo je wan. Da ten te lu ma me pe den pa dan da gi la san da pe tu bo gi ma pu jo je bo nam ro gya ba jo. Sera, conto. Non ti sentire in inglese o in italiano. A causa di quanti meriti passati, presenti, futuri, accumulati, innumerati, accumulati, innumerevoli, sententi, innumerevoli, Buddha, possiamo noi essere sempre accumulati, girati all'Amazon Kappa e incontrare sempre l'amico virtuoso Mahayana, non essere mai separati in tutte le vite da questo e di essere seguiti e seguire il sentiero che compiace tutti quanti Buddha e di poter realizzare il più possibile tutti gli insegnamenti dell'Amazon Kappa in questa stessa vita. Anghiawe tenda jawaj. Kovatu se sa jinjen kadam. Geje sa nanjo pa jingbawa. Per non generare nessuna eresia verso il guru, neanche per un secondo, e anche vedere tutte quante le azioni del guru come le azioni del Buddha. Ricevere appunto le benedizioni del guru, per ottenere le benedizioni del guru completamente nel cuore e seguire il guru. Dobbiamo pregare per il mondo a causa di quanti meriti accumulati da me stesso degli innumerevoli esseri senzienti nei tre tempi, possa il mondo immediatamente tutte le guerre possono finire, possa la carestia, le malattie finire immediatamente e possa tutti quanti i pericoli che derivano dalle distruzioni dei pensieri discriminanti, come per esempio, anche un esempio appunto,
tutti quanti i problemi possono, che vengono dai pensieri discriminativi, appunto del razzismo e così via, attaccamento e così via, possono tutti quanti i pericoli dell'acqua, del fuoco, dei terremoti, dei tsunami, tutti questi pericoli possono finire immediatamente, compresi i problemi globali come gli ghiacci che si sciolgono, gli oceani che aumentano, tutte quante le malattie incurabili e così via, possono essere completamente pacificati immediatamente. E possa la pace prevalere nel mondo e tutta l'amorevole gentilezza e bodhicitta possa essere sviluppata nel cuore di tutti quanti, possa il Buddha Dharma, dal quale gli altri sedenti possono ottenere la pace, la felicità e durare a lungo e ottenere l'illuminazione. E quindi così, e prendersi cura degli innumerevoli esseri senzienti, e prendere a cuore ancora più care del cielo pieno di gioielli, di esaudiscono i desideri. A causa delle meriti accumulati nei tre tempi, innumerevoli esseri senzienti, accumulati da me, accumulati dai innumerevoli Buddha, possono gli esseri senzienti che mi vedono, mi toccano, mi sentono, mi vedono, si ricordano di me. Tutti questi che vedono una foto e così via, semplicemente da quello possono tutte quante le loro sofferenze essere pacificate immediatamente e possono loro ottenere tutte le felicità, compresa l'illuminazione. A causa di tutti quanti i meriti accumulati da me stesso, dagli innumerevoli esseri senzienti, da tutti quanti i Buddha, che non esistono dalla loro parte, sono completamente vuoti dalla loro parte, possa l'io che non esiste dalla sua parte, completamente vuoto dalla sua parte, ottenere lo stato di Buddha che non esiste dalla sua parte, completamente dalla sua parte, completamente vuota dalla sua parte, condurre tutti quanti gli esseri senzienti che non esistono dalla loro parte, sono completamente vuoti, condurre allo stato di Buddha che non esiste dalla sua parte, completamente vuoto da lì, completamente da loro, completamente da solo, che non esiste dalla mia parte, completamente vuoto proprio lì. Non so,